Mi capisci, vero? La disciplina, alzarti presto al mattino, andare al lavoro, occuparti con giusto metodo delle tue responsabilità, ti servono per sopravvivere. È giusto così. Non si può sopravvivere se non siamo un po' militari con noi stessi, se non sappiamo gestirci. Ma per vivere? Di che cosa abbiamo bisogno per vivere? Dalla disciplina, dalla ripetitività, dalla frenesia e dallo stress non sbocciano i fiori dei sentimenti e delle emozioni. Non crescono semi e non brillano stelle e pianeti. In poche parole, non fioriscono sogni e non è possibile vivere senza sognare. Non diventare così folle da trascurare il giardino dei sentimenti, anzi, diventa folle quel tanto che basta per imparare a trascurare almeno una parte del militare che c'è in te. Sopravvivere è necessario, vivere è indispensabile. Se non vuoi sentirti una specie di burattino spento, apatico, manovrato dai pensieri che non sono i tuoi. Una parte. Almeno una parte della tua vita, mi capisci, vero? Non puoi ripetere sempre gli stessi gesti, le stesse azioni e gli stessi pensieri per tutta la vita senza pensare che la noia non ti risucchierà nell'ansia e nella frustrazione. Abbi il coraggio di rinnovarti, una parte, almeno una parte della tua vita, mi capisci, vero? Non c'è bisogno di rovesciare tutto, di fare rivoluzioni, di capovolgere il mondo. È più che sufficiente rinnovare quel tanto che basta la tua vita, i tuoi pensieri, le tue azioni. Senza cercare il nuovo ti sentirai vecchio molto prima di diventare vecchio. Abbi il coraggio di rinnovare, non occorre cambiare tutto. Una parte, inizia anche solo da una piccola parte, ma inizia, non aspettare, perché la mente che non si nutre di cose nuove, per noia divora se stessa. Mi capisci, vero?